Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video nel nostro canale. Un saluto da Ema Roma e da Max Dalli Roma 2. Come sempre, ciao a tutti, belli e brutti. Belli e brutti. Stasera abbiamo due ospiti speciali. Oh, saluta sempre. Sempre e comunque. Abbiamo due ospiti speciali. Stasera. Un milanista e uno del Napoli. Il milanista è Francesco Ranielli. Il romanista Francesco Ranieri, ecco, del Milan per un po', e, sì. Antonio Polito di YouTuber Boys. YouTuber Boys, che tra l'altro è il nostro altro canale. YouTuber Boys, nostro altro canale anche è di altro me. Canale, no, è l'altro canale. Sì. Oh yes. Quindi scrivetevi pure là. Infatti, non sì. Ci sarà perché la webcam è. E vi ringraziamo ancora per i 52 iscritti. Che la webcam è fasulla. Ah, yes. 52 iscritti più 14, 15 di questo sono 67, giusto? E sono tutti parenti. Tutti parenti. Sono tutti la nonna. E quanti parenti ci avremo? Sono troppo. Oddio, troppo. Wow. No, guarda, parenti mia possono essere, tutti da Juve, quindi possono essere. Il nostro ospite è di Napoli, YouTuber Boys. Non guarda, se tu fai così Antonio con la mano, mi stai indicando a me, io non sono del Napoli, te lo dico. No, stai in mezzo, che devo fare? Mi stai indicando. Beh, neanch'io sono del Milan, però poi capire. Dopo e poi abbiamo un grande ospite questa sera, un certo Mario Bandelli. Non lo dire adesso, non lo dire adesso. Benneccio. Vabbè, benvenuto. Un certo ospite a sorpresa, non si dice. Ormai sorpresa non è più. Comunque stasera parleremo della partita di Roma Gaia di domani contro la Juventus, come al solito. E la sorpresa di avere Balotelli qui con noi, come ha anticipato Max Dani. Ho fatto bene a dirlo io. Intanto inizieremo a parlare di Roma Gaia di adesso. Yes. C'è parola a Max Dandy e anche a voi se volete commentare. Sì. Allora, la formazione più che obbligata, è obbligatoria, avete capito, insomma. Dagli infortuni, ecco, quindi ci saranno De Santis, poi ballottaggio fra Torosidis e Maicon a destra, Ian Gambino e Manolas sicuri a centro, e ballottaggio fra Olebas e Ashley Cole a sinistra. Ecco. Dovrebbe... Poi a sicuro centro, che non gioca De Rossi dietro. No, De Rossi no, ha detto oggi Garzia ha detto che no, gioca De Rossi non, no, no, perché mi pare che Rudy ha detto che gioca titolare Ian Gambino, l'avevo letto. Sì, ha detto Rudy non è mai stato, quindi. Poi vai avanti, comunque no, mi sa che c'è così lì che contro il Manchester potrebbe giocare De Rossi, credo. Esatto. Detto lì. Sì. Potrebbe. Comunque Cole dovrebbe giocare a sinistra. Dovrebbe giocare. Sì, ma voglio vedere quando gioca Olebas. Infatti, andiamo mercoledì. Pure io, bella domanda, vedi? Non è un problema quello. Chissà. Bel dilemma. Sì, la domanda a fare. Il centro... Centrocampo, Nainggolan, De Rossi e Pjanic, esatto. o forse Keita al posto di Nainggolan, per fargli usare appunto Nainggolan, anche se io farei già tutte le partite. Lo so, però, sì. E poi davanti Florenzi, Gervinho, Totti, no, Gervinho, Florenzi e destro. Perché Totti non è... Gervinho e Florenzi destro. Aia. Siamo messi a Maluccio.
Di turbe fuori. Vabbè, Cagliari non è un problema, non è che a dire che sia Ibrahimovic, porco dici. Solo perché ha fatto la tripletta, però tanto hanno scusato. Ho capito, galvanizzate, galvanizzate bene, no? Che non tocchi la palla, che serve a niente, mannaccia la miseria. Vabbè, lo critichiamo sempre, no? Comunque, sì. Vabbè, ripariamo che la Juventus, come al solito, ruba, ecco. Non mi fate alterare. Due rigori netti per il Milan, uno su Menez, uno su Torres. La diciamo non proprio netti, proprio potevano come stare. Come al solito, tanto ormai. Non netti, proprio potevano su stare. Su quello su Menez non ci aggiurerei, perché Menez è fragile. Infatti, no, ma ha toccato comunque. Sì, ha toccato, ma non so netti, sono rigori. Ma ne basta uno, perché... Ne basta uno, perché pareggi, capito? Voglio dire, ne basta uno di due, guarda. Comunque la partita era giusto. Ma ci stavano prima del gol della Juve o dopo l'hanno fatti? Dopo. Ah, ok. Comunque, alla fine della partita, un po'. Era giusto un pareggio la stasera. Beh. Un pareggio che stava. Anche se il Milan è scandaloso in difesa, mamma mia, cioè, porco dici, ragazzi. C'è una difficoltà assurda in difesa. Mancava Alex stasera, poi. Dietro. Mamma mia, allora sta a posto. Comunque, vabbè, i turbe sarà fuori 2-3 settimane, ma storie 3-4 settimane. Ma... È troppo. Tu di che fa, tanto ormai. Speriamo che i turbe recupera la partita con la Juve. Vi anticipo che domani toccherà a mano l'asso l'infortunio. Lo dico subito, che tanto già me lo immagino. Ho Yeah. No, scherzo, fatti scherzo. No, perché con la sfiga che ci avremo, uno più, uno meno, tanto ormai stiamo proprio con l'acqua alla gola, come si dice. Sempre meglio uno di meno. Basta non si fa male il niente. Gervinio. Basta non si fa male il Gervinio. Quello è sacro. Ho capito, non è che è da solo. Totti pure è sacro. Totti in gioco. È uscito il nostro amico napoletano. È messo la miseria. Mi sa che gli ha scaricato il telefono, quindi lo salutiamo. Tanto non lo vedo. Un ringraziamento speciale. Lo salutiamo, per l'intervento. All'uomo invisibile Antonio Polit di YouTubers Boys. Comunque, regà, tocca che Balotelli, regà. Dica. Tocca che Super Mario lo fanno arrivare presto, perché se no gli si scarica il telefono. Anche perché Super Mario oggi ha perso di nuovo con Liverpool. Per 3-1. 3-1? Sì, 3-1, per bomba 1. Per West Ham. Con West Ham. Di nuovo. Ok. Vabbè. Allora diciamo. Allora lo chiamiamo. Ecco, ci arriva in diretta il messaggio. Ci arriva in diretta il messaggio che Antonio Polito ci ha dovuto abbandonare perché gli ha scaricato il cellulare. E che ho detto io? Cioè io quando parlo di che stupidaggini, vabbè, non parlo più. Vabbè, ha detto lui prima, ha detto che si stava scaricando il telefono. E lo so, era per fare una precisazione. Comunque gli si è scaricato il telefono, però il messaggio l'ha mandato col telefono, quindi non era scarico. È vero. Cambugiato. Cazzo, non ci ho pensato. Allora, come anticipato prima, abbiamo qui con noi Super Mario Balotelli. Sta arrivando. Super Mario Balotelli, ecco qui. Quindi io vi saluto. Ma no, ma che ti saluto? Tu rimani lì, no hai. Vi saluto metaforicamente. Sì, dico, sì, vai. Dico, salutiamo il nostro Francesco Regnelli, il nostro imitatore. Ecco. Arriva Balotelli. Arriva Super Mario, buonasera. Un applauso. Ciao Mario. Come è andata oggi la partita con Liverpool? Come è andata? È andata molto male, perché abbiamo perso col West Ham. Una squadra molto molto forte. Sta ammazzando. Secondo me il West Ham quest'anno. Famoso tu. Non ci parite. Tranquillo Maxi, ti capisco, perché anche Fanny quando siamo un po' in giro ride sempre perché sono simpatico io molto. Ma io sapevo che ve l'avete lasciati, scusa. Infatti. No, questo non è vero.
Sono tutte montature dei giornali. Che signorini ci ha chiamato e ci ha detto. Sì, sì, tutto finto. Io e Fanny ci siamo sposati. E Fanny adesso aspetta un bambino. Però non lo dice in giro. Però te non lo riconosci. Ah, auguri allora, caro Mario. Tanti grazie, grazie. Però non so se è il mio. Stato il tuo, certo. Auguri. Allora. Lo sapevo. Immaginavo. Ma oggi perché. Vabbè, se nasce bianco partita. E non è tuo, no. Eh? Se nasce ma Fanny piace un minuto. Comunque, no, cioè, Fannino non è che è tanto bello, cioè, è meglio la Fico. La Fico è molto bella. La Fico pure. Immagino. Bella scelta. Comunque, volevo chiedere, perché è andata male, secondo te, la partita con West Ham oggi? E anche quella prima col... contro chi era? Con chi era? Che hanno perso 1-0, non pare? Sì. Aston Villa? Sì, vabbè. Aston Villa. Sì, sì, l'Aston Villa in casa abbiamo perso 1-0. E non ha giocato. Infatti ci ho perso anche la schedina. E non fa niente. Mi sa che allora, ero caso, Mario. Sai chi la sta dando il consiglio? Se assumirà USM, se fa perdere, povero. E vabbè, ma non porto molta fortuna, no? Sono come un gatto nero. Non più rosso nero, nero ma nero. Dai, speriamo che la prossima partita riuscirà a segnare un gol almeno, dai. Ma... No, portati io. Ma ti manca un po' il Milan? Oppure sei contento lì a Liverpool? No, mi manca Berlusconi, però la figlia. Sono andato alla figlia. La figlia sono tu. Barbara. Oddio, come si chiama la Berluscona? Non me lo ricordo. Come Berluscona? Barbara, no? Barbara Berluscona, ecco, bravo. Mi manca soprattutto lei. La gnocca di Barbara Berluscona. Invece, per la nazionale, che vuoi dire a Conte? Cosa vuoi dire a Conte? Che non ti ha convocato l'ultima volta. Mario? Mario, è caduto Mario. Scusate, Mario. Mario, ci sei? No, è che sta piangendo. Come vedete, infatti, sta piangendo. Quindi, sta piangendo oggi ancora. Trova un po' di difficoltà a parlare. Intanto, altri risultati di oggi. Ne approfittiamo. Vai, Max. Il Liverpool che ha perso 3-1 in casa del West Ham, ecco, è caduto Mario Balotelli, adesso tornerà a breve. Gli stanno facendo il passaggio cardiaco perché è proprio svenuto. Poi l'Arsenal che vince fuori casa 3-0, quindi diciamo torna a vincere, anzi no, continua a vincere e sale sempre di più. Poi che c'è Bayern Monaco, sfidante nostra in Champions, ha pareggiato 0-0. In casa dell'Amburgo. Amburgo. E Benassia, ricordiamo, si è fatto tutta un'altra partita, tutta in panchina. E noi godiamo. Sì. Affa quello. Salutiamo il nostro Mario che se n'è andato. Poi vediamo se riuscirà a risuscitare. Salutiamo anche il nostro amico Francesco Ragnelli. Un abbraccione, torneranno sicuramente ospiti. Sì. Speriamo che vi sia piaciuta questi ospiti. Almeno uno, perché l'altro non c'è stato per niente. È solo apparsa per problemi di telefono, di batteria. Ecco. Sì. Anche perché poi lui, diciamo, è venuto solo a pubblicizzare il canale. Il suo l'ha fatto e basta. E poi l'ho fatto, lo ringraziamo. Ringraziamo, è un socio nostro, il canale è anche nostro. Sì. Ringraziamo. E vediamo se Mario torna. Abbiamo fatto questo per fare una cosa diversa dal solito, sono sempre le stesse cose. Comunque, vogliamo dire anche il programma della sera di domani, di domenica, diciamo, perché di domenica, vai.
Sì, programma di domenica, ci saranno tutte le altre partite alle 3. Aspetta che ce l'ho davanti e mi trovo un po' in difficoltà. Allora, ma solo quelle di Serie A o tutte quante, caro collega? Diciamo quelle di Serie A, ma. Allora, iniziamo, diciamo, allora, aspetta, lo dico subito. Allora, facciamo una cosa bella veloce, così almeno non andiamo troppo per la quale. Partiamo subito con Monaco Guingamp francese, Paris Saint-Germain Lione alle 21. Ma ho detto Serie A. Poi però poi Manchester City Chelsea, che è un partitone, ti dico fermati. Ma le partite quelle più importanti, quelle nostre Serie A, partiamo subito con un big match. È tornato Mario, è tornato Mario. Mario. Ecco Mario. Mario, che sei svenuto? Dove sei stato Mario? No, stavo parlando un attimo compagnia. Sì, compagnia. Ah, ti mancava Fanny, ha fatto bene, fatto bene. Comunque stavamo facendo il programma di domani, delle partite, ecco. Ah, poi volevamo chiedere... Io... Dimmi. Iniziamo con il big match delle squadre medie. Se ne pensi di Totti. Di Totti? Sì. Vabbè, Francesco è un campione, no? E quando c'è stato Milan-Roma, no? Sono andato da lui e gli ho detto se potevo stringere la mano, no? Perché, perché è un campione, no? È solo che lui mi ha dato un calcio e allora non gliel'ho stretta. Ma quello prima, però. No, pure dopo. Pure dopo? Vabbè, allora. Tre me ne ha dato. Ah, bene. Però per me è un campione comunque, cioè, Francesco lo stimo tanto. È il capitano. Sì, è il capitano. Quindi avete fatto pace da quel calcio che ti diede in Coppa Italia, la Supercoppa e Coppa Italia, Coppa Italia. Sì, ho fatto pace. E io ci voglio tanto bene a lui, a Ilari tanto. Sarà tutta Ila, immagino. E per quello mi ha dato un altro calcio. Ah, ecco, mo capisci, mo dire, vabbè, vedi, in diretta esclusiva, cioè in esclusiva, le ragioni del calcio famoso che diede. Mo capisco che c'ha ragione, da una parte. Sì, infatti ho chiesto scusa. Ah, ha fatto bene. Ha fatto molto bene. Basta che avete chiarito. Poi lo chiede anche se cosa pensi al decisore di Conte di averti convocato l'ultima volta. Ah, l'ultima cosa? L'ultima partita. Vabbè, Conte, cioè, Antonio no, lui... Antonio è un mister un po' così, no? Cioè, ci puoi parlare, però non tanto. Quando mi ha chiamato, no, mi ha detto che doveva far giocare Giovinco. E gli ho detto, beh, mister, tranquillo. Tanto almeno così mi faccio tutti i locali. Giaccherini, mamma mia che ansia, raga. No, Emanuele e Giovinco li dovevano andare a prendere a scuola, no? E allora mi ha detto, me dai, così faccio scuola lavoro, faccio prima. Beh, giusto, fa prima, scusa, che te ridi, c'ha ragione, ride. Intanto che volete. E vabbè, dopo questa lo lasciamo il nostro Super Mario e torniamo con il nostro amico Francesco. Ok ragazzi, ciao Mario. Un saluto, grazie della partecipazione. Spero di averti nel prossimo, uno dei prossimi video. Sì, sicuramente. Speriamo un po' più felice, ecco, di vincere qualche partita. Ecco. Magari se faccio qualche gol. Magari. Come fate il Champions, no? Alla fine, dai. Sì. Eccolo! Un saluto a Mario Balotelli e un saluto di nuovo al nostro amico Francesco. E torniamo dicendo le partite di domani. Belle, ecco. Fresche. Sì, subito a mezzogiorno con, dicevo, il big match delle squadre medie Chievo-Parma. Ci sono Genova-Lazio, Mario, Roma-Cagliari. Che ha fatto?
Ecco, Sassuolo, Sampdoria, Atalanta, Fiorentina, Udinese, Napoli, scusate, Atalanta, Fiorentina, Udinese, Napoli alle 6 e poi alle 20:45 Palermo, Inter e Torino, Verona. Poi ci sono le partite. Alle 10 ce ne stanno 3 precise, Genova, Lazio, Roma, Cagliari e Sassuolo, Sampdoria. Mazzo, poi alle 6 ce ne stanno 2. La Lazio non batte da tanto il Genoa e la Roma non batte mai a Roma il Cagliari. Mai, sono basta. 5 anni. Comunque, diciamo il big match di domani sera da vedere, da seguire Manchester City Chelsea, ricordiamo, alle 17. Domani pomeriggio alle 17, alle 5, ragazzi. Qui non lo posso seguire perché ho da fare. Pure Paris Saint Germain Lione non è. È un bel big match. Carina. Poi ovviamente torneremo dopo la partita da Roma domani sera. C'è la voglia. Sperando di commentare la vittoria. Sperando. Sì. Madonna. E dopo questo salutiamo. Salutiamo i nostri iscritti, un bacione, ringraziamo il nostro Francesco e di nuovo il nostro Mario Balotelli. Salutiamo tutti i nostri iscritti, non solo gli iscritti, tutti i fan che mettono mi piace, vedono i video. Voilà. Mi piace, commento, d'obbligo come sempre e sempre Forza Roma, dai! Ovviamente Francesco pure. Porto Roma. Ovviamente anche Francesco. Mario, Francesco è iscritto al canale. Mario si è convertito, non è più milanista ma romanista, eh. Notizione anche questa. Va bene. Io vabbè, vi salutiamo. Un saluto. Bene a tutti ragazzi. Buongiorno. Al prossimo video. Bella a tutti ragazzi, e Forza Roma per domani, mi raccomando, tutti uniti. Belli cari. Forza Roma sempre. Salutiamo sempre Forza sempre. Roma. Sempre. Bella. Bella. Bella raga.